stato inaugurato ufficialmente in piazza 20 Settembre a Fanno la 10ª edizione di Passaggi Festival. L'evento offrirà più di 150 proposte culturali, dalle presentazioni di libri protagonisti, dalla colazione fino a tardanotte, ai libri per bambini, dagli aperitivi scientifici alle mostre. Da ieri il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico per dare il via alla manifestazione alla presenza degli amministratori locali e regionali. È seguito il primo appuntamento con la rassegna Libri in Piazza, protagonista Vittorio Sgarbi, autore di Raffaello, un dio mortale. Un libro su Raffaello che racconta il mio lungo rapporto con lui, non tanto come critico d'arte, ma in spettacoli fatti a teatro in cui io raccontavo e facevo intendere perché Raffaello sia così centrale nella nostra vita e nella nostra esperienza. Quindi non è un autore come altri lo sono, non è un pittore, è un uomo che sta al centro della nostra mente con una grande idea dell'Occidente, quindi rappresenta valori per noi essenziali. Un nome altrettanto popolare è salito alle 21 sul palco del Pincio, si tratta della cantante Francesca Michelin che ha presentato Il cuore è un organo, edito da Mondadori. Fuori passaggi è proseguito con Gaetano Pecoraro e il suo Il male non è qui, Matteo Messina Denaro, il romanzo. Ci sono tanti libri di mafia, specialmente in questo momento, non al trentennale, però penso che il mio sia leggermente diverso. La scelta di fare un romanzo, no? Il primo romanzo su Matteo Messina Denaro, risponde a un'esigenza, semplificare molto, in modo tale da avvicinare magari anche i giovani, no? Ma tutti quelli che non per forza conoscono tutte queste tematiche così complesse, e allora per poi magari approfondire. Chiaramente tutto questo fatto su un tema come quello di una storia come quella di Matteo Messina Denaro, per cui una delle pagine più buie della nostra Repubblica, è un lavoro molto complesso, fatto comunque di analisi di carte, perché si romanza, ma comunque questo romanzo è tratto e ispirato da fatti reali, e soprattutto poi andare nei luoghi, appunto, come ti dicevo, e parlare anche con le persone che conoscevano bene quelle vicende. Parlando di Matteo Messina Denaro, questo vuol dire entrare nella sua sfera, per cui per scrivere questo romanzo sono andato anche da loro, dalla famiglia. E quanto tempo ci ha messo? Ma allora, materialmente ci ho messo un anno per raccogliere, per mettermi là e scrivere, però è un lavoro frutto di almeno 6-7 anni di ricerca. Ho messo un pochettino insieme tutto il lavoro fatto in passato, diverse inchieste che ho fatto per la 7, poi per le Iene, poi per un podcast che ho fatto per Audible. Quindi non era un tema nuovo. È importantissimo, se vogliamo capire esattamente in quale paese viviamo oggi, non 30 anni fa, capire e avvicinarsi a questo genere di tematiche, perché non bisogna pensare che la storia di Matteo Messina Denaro sia una storia del passato, è una storia di oggi. Il libro racconta alcune vicende di allora che sono strettamente legate ad esempio alla politica di oggi. In Sicilia adesso ci sono due personaggi, Cuffaro e Dell'Utri, che sono tornati alla ribalta. Ci sono queste vicende un po' si intrecciano con alcune cose del passato e si trovano alcuni frammenti in questo romanzo. Tra gli appuntamenti da segnalare in programma questa sera, il premio giornalistico Andrea Barbato, in memoria del noto giornalista scomparso nel 1996, che sarà conferito alle ore 22 in piazza 20 Settembre all'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi in collegamento video dal Donbass. Il giornalista riceverà il premio da Ivana Monti Barbato e dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Prima della premiazione, Cremonesi presenterà il suo libro Guerra Infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina. Converserà con l'inviato di guerra dell'agenzia ANSA Lorenzo Attianese, rientrato da poco dall'Ucraina, e con Simonetta Fiori, una delle firme più note della pagina culturale di Repubblica.